Amici di calciomercato.com, ben ritrovati da Emanuele Tramaciere, siamo qui allo Sheraton Hotel Milano di San Siro, la sede del calciomercato, a 5 giorni dalla chiusura di questa sessione estiva, che in realtà è estiva, lo è stata un po' poco, però vogliamo raccontarvi dal vivo, facendovelo vedere con i vostri occhi, come è cambiata la sede del calciomercato, come è cambiata la gestione dell'hotel di questi ultimi giorni con il coronavirus. E allora andiamo a vedere. Mascherina sempre su in tutti i luoghi dell'albergo, tranne quando appunto si fanno collegamenti e dirette, con l'obbligo però di rimetterla su appena sono terminate appunto le interviste. Cos'è cambiato? È cambiato tutto, soprattutto dal punto di vista numerico per questa sessione di calciomercato. Dimezzati gli accrediti, dimezzati i numeri di agenti, intermediari, avvocati, e anche per le società ci sono delle limitazioni sul numero delle persone che possono essere accreditate. I direttori sportivi solo se sono iscritti all'albo e riconosciuti dalla Lega, per un totale per ogni stanza di persone consentite che è stato ovviamente ridotto al fine di poter lavorare tutti quanti in sicurezza. Questo è il calciomercato al tempo del coronavirus.